Sono le ore 18:15 di mercoledì 26 luglio 2023. Dichiaro aperto il Consiglio Comunale e ne assumo la presidenza. Passo la parola al segretario comunale per l'appello di rito. Chetti Diego. Presente. Gaida Mauro. Presente. Campanella Michele ha mandato la giustificazione, quindi non c'è. Critino Stefania. Presente. De Pieri Daniele ha mandato la giustificazione. Giolito Vanda. Presente. C'è. Venturino Ilario. Presente. C'è. Iacchio Giuseppe. Presente. C'è. Bollea Laura. Presente. Presente. Filippi Bruna, abbiamo ricevuto la giustificazione. Borba Roberto. Presente. Presente. Autino Livio. Presente. Ranalli Flavio ha comunicato che ritira. No. Lascio la parola al sindaco, ma comunque allora, ha comunicato l'assenza. Il primo punto all'ordine del giorno era la mozione presentata dal consigliere di minoranza del gruppo Viviamo Insieme Cigliano, che è stata ritirata questa mattina. Quindi passiamo al secondo punto, che è l'approvazione dei verbali della seduta precedente, di cui mi appresto a dare lettura. Allora, si va ad approvare i verbali numero 14 del 27-4, che era l'approvazione dei verbali delle sedute del 9-2 e del 12-4. Il numero 15, sempre del 27-4, che è l'esame d'approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2022. E il numero 16 del 27-4, approvazione delle tariffe e scadenza della tassa sui rifiuti tari anno 2023. Allora, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Ah, scusami. Prego. Volevo solo dire che causa mia assenza della seduta consigliare del 27 aprile scorso mi asterrò. Grazie. Grazie. Allora, passiamo subito. Chi si astiene? Consigliere Bobba e consigliere Uttino. Chi vota contro? Nessuno. Chi vota a favore? Votano a favore i consiglieri Venturino, Giolito, Bollea, Gaida, Critino, Iaccheo e Marchetti. I verbali delle sedute precedenti sono approvati. Punto numero due è una comunicazione. Riguarda il terzo punto, è una comunicazione che è in merito agli equilibri finanziari del Comune. Come da delibera della Giunta numero 46 del 16 maggio, si comunica che la verifica degli equilibri fatta nel mese di aprile non evidenzia particolari criticità. Questa non va votata perché è solo una comunicazione. Il punto numero 4 invece è una variazione di bilancio con delibera della Giunta Comunale numero 52 del 1 giugno 2023 che ci illustra l'assessore di competenza al bilancio Crittino. Prego, ne ha la parola. In questa variazione di bilancio si è reso necessario dare risorse agli uffici per alcune specifiche esigenze. In particolare, dovendo far partire i lavori in biblioteca, abbiamo dovuto finanziare l'attività di svuotamento e riposizionamento dei libri, 10.500 euro, l'acquisto dell'attrezzatura per l'area bimbi, 4.000 euro, l'acquisto di questo sono assolutamente contenta, dei nuovi software per il Comune, che sia il software diciamo generale dell'amministrazione, che è il Nuvola che andrà sul cloud, sia quello specifico per l'ufficio urbanistica edilizia, che passiamo dall'attuale di Tiscom a quello della Technical Design, che sembra essere più prestante come tipo di software. Oltre a questo è stato messo il solito capitolo delle manutenzioni straordinarie degli immobili comunali. Queste spese le abbiamo finanziate applicando l'avanzo di bilancio. Ci sono poi altre spese, come ad esempio gli sgravi e rimborsi sulle tasse comunali e sulla Tari, le spese per l'assunzione del nuovo addetto all'ufficio urbanistica, il nuovo appalto dello scuolabus, per citarne alcune. Queste spese vengono finanziate attraverso delle maggiori entrate e dei risparmi su altri capitoli di spesa. Ci sono degli interventi? Prego, consigliere Uttino. Se non ho il foglio sbagliato, io vedo che la variazione di bilancio ha previsto anche 7.000 euro per incarichi legali. Dovrebbe essere questa, no? Sì. Qual è stato l'incarico legale in questione e perché? Se non ricordo male, era quello relativo al Baritalia. Praticamente noi, la questione del Baritalia
È purtroppo ancora una questione aperta, nel senso che il giudice aveva proposto una soluzione, una mediazione per cui noi non ricevevamo niente e il titolare del bar uguale, quindi una pari e patta. È stata fatta l'udienza, purtroppo non è stata accettata questa mediazione, quindi ovviamente si dovrà procedere, se non ricordo male c'è un'ulteriore udienza. L'udienza sarà a settembre, esatto. Che altro intervento? Allora passiamo alle votazioni. Ah, scusa Roberto, prego, consigliere Bobba. Volevo chiedere, i 100.000 euro di incremento per spese in conto capitale presumo siano collegate alla manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dell'ente. Quali immobili e in che cosa consiste questa manutenzione straordinaria? Allora, è una cifra che viene stanziata quasi tutti gli anni, perché per il discorso delle adeguamenti normativi e tutta una serie di attività di manutenzione speciale, cioè non normale, quindi quella che si crea le condizioni in cui gli eventi straordinari, che bisogna fare interventi di manutenzione, sono gli straordinari, di conseguenza si stanzia una cifra e questa cifra viene utilizzata esclusivamente per fare attività normative e poi tutti gli anni c'è da verificare tutta una serie di verifiche e di controlli, e queste cifre vengono stanziate per precauzione eventuali ci fossero da fare degli interventi. Quindi non è questa cifra, non è che lì con questa cifra facciamo questo, è un stanziamento di una quota precauzionale, perché spesso e volentieri si creano delle condizioni in cui, in base ai riferimenti normativi che cambiano continuamente, ci sono da fare degli adeguamenti, quindi ci portiamo un attimino nelle condizioni di non trovare che non c'è la cifra disponibile da gestire. Tutto lì. Prego. Allora passiamo alla votazione. Chi si astiene? Si astiene il consigliere Bobba. Chi vota contro? Vota contro il consigliere Rutino. Chi vota a favore? Votano a favore i consiglieri Venturino, Bollea, Giolitto, Gaida, Crittino, Iaccheo e Marchetti. L'immediata eseguibilità. Chi si astiene? Il consigliere Bobba. Chi vota contro? Il consigliere Rutino. Chi vota a favore? Il consigliere Venturino, Bollea, Giolitto, Gaida, Crittino, Iaccheo e Marchetti. Il punto numero 4 è approvato. Il punto numero 5 è un'altra variazione di bilancio con delibera della Giunta Comunale numero 62 del 22 giugno 2023. Prego, Assessore. Allora, questa variazione si è resa necessaria per portare avanti la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche pianificate, nello specifico il centro storico. Le somme impegnate derivano dall'applicazione dell'avanzo libero e quello per gli investimenti. Stiamo parlando di 1.690.000 euro per la realizzazione del lotto numero 1 del centro storico e di 1.650.000, 40.000 euro per la progettazione esecutiva dello stesso lotto e poi altri 60.000 euro per la progettazione esecutiva del lotto numero 2. Passiamo agli interventi. Chi vuole intervenire? Prego, consigliere Rutino. Sì, annuncio il voto contrario a questa operazione, perché non la reputo assolutamente primaria per gli interessi ciglianesi. La reputo anzi una spesa esagerata rispetto a quelle che possono essere le finalità di abbellimento del paese. Ricordiamoci che stiamo intervenendo su quella che non è il centro storico di Cigliano, perché il piano regolatore ha ben altra definizione per l'area in questione. Senza dimenticarci che invece nel collettivo popolare la zona che sarà riqualificata si chiama La Trogna, e non aggiungo altro. Quindi mi fermo con annunciare voto contrario a questa iniziativa. Vuole rispondere in merito all'assessore Iaccheo? Allora, è doveroso fare un briciolo di chiarimento sull'attività che verrà svolto nel centro storico. Noi l'abbiamo definito nella determina del progetto lavori di riqualificazione del centro storico di Cigliano mediante interventi di aumento della resilienza del rischio idraulico del territorio, e
La seconda parte, il miglioramento della qualità del decoro urbano. Ecco, questo, io ho parlato di resilienza. Resilienza ci dà la possibilità di capire la capacità di affrontare eventualmente eventuali situazioni traumatiche. Ma questo perché? Perché il tutto nasce dal 2018, quando c'era stato quell'evento importante qui a Cigliano. È tutto scaturito da lì. Quando abbiamo fatto, la provincia ci ha fatto il ripristino del manto stradale del corso, da una serie di informazioni che abbiamo avuto, c'era la situazione in cui, quando avvenivano gli eventi, io sto facendo una descrizione per capire un attimino il quadro della situazione, da dove è nata, da dove è scaturita questa situazione, ed era emersa che quando avvenivano eventi importanti nel corso, si creava una condizione in cui non c'era uno scolo perfetto delle acque reflue all'interno del corso. Abbiamo colto l'occasione allora di fare, abbiamo dato mandato all'ufficio di fare una pulizia dei condotti del corso principale. Questo che cosa ha portato? Che beneficio ha portato? Ha portato che quando avvengono eventi di una certa importanza non si creano condizioni come prima di pozzanghere e robe varie. E allora cosa abbiamo detto? Cogliamo l'occasione e mettiamo le mani anche al centro storico, facciamo una pulizia anche al centro storico. È stato fatto una serie di sopralluoghi e si è riscontrato che c'erano delle criticità, ma delle criticità molto importanti, perché se noi facciamo attenzione all'analisi della piazza di fronte alla chiesa, ci rendiamo conto che nella piazza di fronte alla chiesa non è presente un tombino di scolo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che poi sono stati analizzati anche gli altri pochi tombini che sono nella zona e si è visto che alcuni sono completamente otturati da una vita e poi non c'è non c'è l'affluenza, il passaggio delle acque in modo corretto. Però stiamo parlando di una piazza di 800 metri quadrati. Questa piazza di 800 metri quadrati non esiste un tombino. Quindi, dove va a finire tutta l'acqua quando cade? Sicuramente va a finire nei muri, nelle intercapedini e nelle cantine si allagano le cantine. E i pochi tombini che sono presenti nella zona scaricano in modo del tutto inappropriato e insufficiente. Qui è nata l'esigenza di fermarci un attimino e metterci le mani in questa situazione. Sono stati coinvolti professionisti per fare un'analisi del progetto, della parte idrologica e idraulica degli impianti, ed è emerso che effettivamente c'è questa criticità. Questa è la ragione perché è nato questo progetto, non per abbellire è una conseguenza, perché le attività che verranno eseguite saranno eseguite in 4 step. Quindi l'attività di riqualificazione e rigenerazione e messa in sicurezza saranno le seguenti. Noi andremo come primo step a fare una demolizione dell'attuale struttura stradale. Quindi verranno interessate le vie, le piazze e le aree urbane, le quali presentano criticità di natura idraulica, come detto. Poi cosa verrà fatto? Verrà fatta una costruzione di una nuova rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche. Questo per aumentare il livello di resilienza dal rischio idrologico. Mettendo a posto questa situazione, sicuramente le criticità presenti in quell'area diminuiranno drasticamente, ma coglieremo anche l'occasione di fare anche un'altra cosa. Una volta che lo scavo è in corso, abbiamo visto che era anche per il decoro della piazza del centro storico, si è pensato anche che tutte le linee aeree, tutte le utenze che girano per via aeree o su cavi o su pareti, noi andremo a fare la predisposizione di una serie di cavidotti interrati. Quindi una volta che verrà fatta questa attività
verrà curata anche il discorso della posa dei cavi interrati, quindi andranno a sparire tutti i cavi che sono attualmente presenti nell'area, portando sicuramente una condizione di decoro non indifferente. Poi questa può essere una situazione in cui andremo a riorganizzare anche le aree di sosta, di parcheggio della piazza, quindi andremo a fare un'analisi attenta e verrà ridisegnato tramite un lavoro di ingegneria architettonica completamente l'area, quindi verrà ingegnerizzata tutta l'area del centro storico. Ma come parte finale, che comunque bisognerà chiudere tutti gli scavi, andremo a fare, non useremo più l'asfalto, perché sicuramente il centro storico merita qualcosa in più. Quindi abbiamo optato, sia a livello ambientale che di comfort termico, la scelta è andata sulla pietra di luserna, che garantisce sicuramente una durabilità nel tempo e migliora sicuramente il decoro urbano della piazza. Ecco, io ho voluto solo dare una breve descrizione per sfatare tutta una serie di cose che sono emerse in questi ultimi tempi. Noi abbiamo impegnato i tempi record per fare tutte le progettazioni e adesso la definitiva di tutte e due i lotti ha ricevuto il bollino verde della sovrintendenza. Quindi adesso il lotto 1, che è il primo a partire, l'ufficio ha dato l'esecutivo, di conseguenza è in fase di sviluppo, attendiamo il benestare dell'esecutivo e poi andremo a partire con la gara d'appalto. Nello stesso tempo gli uffici hanno avuto disposizione dall'amministrazione che il lotto 2 di essere candidato per gli uffici devono essere attenzionati per eventuali bandi di finanziamento dell'otto 2. Nel frattempo nell'otto 1 dovrebbe uscire qualcosa che potrebbe essere utilizzato, quindi noi stiamo utilizzando anche eventualmente tutte le diverse possibilità che si possono creare. Io ho voluto fare questa breve descrizione perché mi sembra doveroso fare chiarezza su questa attività, che comunque è un impegno non indifferente sia da parte dell'amministrazione che da parte degli uffici. E comunque ha un obiettivo molto ambizioso, perché dovrà essere fatto in tempi stretti, bisognerà rispettare delle scadenze e sicuramente ci porterà dei grossissimi benefici. E mi auguro che con quello che ho detto di aver dato un quadro chiarificatore, di quale sarà l'opera. E questo è semplicemente l'obiettivo che noi come amministrazione ci siamo prefissati. Ci sono altri interventi? Prego. Ma sicuramente un progetto così ambizioso, al di là dell'utilità di cui mi sono già espresso in precedenza, secondo me meritava da parte vostra una presentazione al pubblico ciglianese, alla cittadinanza, proprio per condividere, no, queste scelte così importanti e così costose, perché stiamo parlando di un intervento che tra l'otto 1 parzialmente giustificabile e l'otto 2 totalmente ingiustificato costerà più di 3 milioni di euro. Il lotto 2 si riferisce a un centro storico che non è centro storico, perché il piano regolatore ciglianese non prevede un centro storico ma un nucleo di antica formazione, che è ben altra cosa dal centro storico. Il centro storico avrebbe avuto tutta una serie di vincoli sulla quelli che sono gli interventi, che probabilmente non avrebbero nemmeno lasciato realizzare quello che avete intenzione di fare, perché la scelta della pietra di Luserna io mi auguro che non sia della stessa forza di quella che abbiamo nel comune vicino di Livorno Ferraris, che ha speso una cifra immensa per tappezzare di pietre di Luserna le vie principali del paese contro quella che è la tradizione locale, perché a Cigliano, se proprio vogliamo tornare indietro a quella che è la storicità del luogo, c'erano i ciotolati e lo scolo in mezzo alla strada tipo Foglio di Calcutta. Questa era Cigliano. Potevo accettare un discorso di cubettatura, di porfido, perché tra l'altro, se ho letto bene la relazione che è a supporto di questa
progettazione, che non è mai stata divulgata, che non è mai stata presentata in un modo da poter cercare condivisione e tutto, è prevista la creazione di un sottofondo in cemento. Dico bene? Dico bene? Sotto la pietra di Luserna non è previsto una... Allora, vi rendete conto che ogni qualvolta che ci sarà da fare un piccolo buco, una piccola manutenzione, bisogna spaccare tutto, no? Poi, soprattutto, la pietra di Luserna, se è come quella di Livorno, da qui un po' ce la troveremo rotta a macchie di leopardo. E se andate a Livorno, vedrete che tutte le volte che una pietra di Luserna si è rotta, è stata sostituita con due belle secchiate di catrame, più o meno battute con la pala o coi piedi, come succede. Quindi, se quello è il decoro, io vi invito ad andare a vedere il decoro che ha Livorno Ferraris. Mi spiace di parlare male di un paese vicino che amo, mia moglie Livorno, però la pietra di Luserna, Concigliano non c'entra nulla. Poteva centrare il ciotolato, che era una delle ipotesi previste, scartate da chi ha fatto dei conti in un modo tra l'altro discutibile circa la convenienza. Poteva starci il cubettato, perché è storia di Cigliano, e perlomeno è manutenibile in un modo molto più agevole. La pietra di Luserna proprio non c'entra niente con Cigliano, e spero che appunto dopo un po' non troveremo tutto rotto. Sicuramente nel centro storico non troveremo nulla rotto, perché non ci abita quasi nessuno, non ci passa quasi nessuno, e non so se nelle vostre intenzioni andare a spendere 1,5 milioni per il centro storico, come lo chiamate voi, porterà gli industriali ad abitare a Cigliano, porterà le boutique di Milano a trasferirsi nel centro di Cigliano. Io non ho la minima idea di quale sia il vantaggio che avrà Cigliano nell'avere quella zona riqualificata. Anche dal punto di vista meteorologico, ricordo che la zona centrale di Cigliano è la più alta del paese, quindi lei di solito sott'acqua non ci va. Confermo il mio parere contrario e la non condivisione delle scelte fatte. Questo è ognuno dalla sua, il suo parere, mi sembra corretto, c'è democrazia di conseguenza, però quello che io voglio ribadire che il progetto non nasce dall'abbellimento della piazza e del centro storico, è l'ultimo step che abbiamo affrontato, quindi si tratta di eseguire prima tutta una serie di attività che comunque sono legate alla sicurezza della zona, perché comunque non si allaga la piazza, però si allagano le case che sono vicino, questo sicuramente sì, perché chi abita in quella zona lì, sicuramente le cantine e le case quando piove si allagano, questo è chiaro. Poi sono scelte, attenzione. Prego, consigliere assessore Cretino. Ovviamente questa è la ragione primaria, il fatto che poi si faccia anche un'azione di riqualificazione estetica di quell'area lì, secondo me sarà un vantaggio. In realtà il progetto definitivo l'abbiamo deliberato da pochissimo, a breve verranno comunque anche divulgate le fotografie. Vi posso assicurare che la piazza davanti alla parrocchia di Cigliano sarà veramente un bel vedere, e quindi io non lo considererei comunque un aspetto così secondario. Appena saranno disponibili, verranno fatti i manifesti e tutti vedranno quale sarà anche l'aspetto esteriore. Purtroppo l'aspetto più tecnico, cioè quello idrico, è difficile da far vedere anche come fotografie, perché è un aspetto veramente molto tecnico, e quindi va da sé che si vedrà l'aspetto esteriore di tutto il progetto. Qualche altro intervento? Non metto in dubbio la bellezza del vestito nuovo messo addosso a una persona. Quello che mi preoccupa è la poca lungimiranza dell'amministrazione che regge Cigliano in questo momento. Ho fatto l'esempio di Livorno. Anche Livorno, appena realizzata, era uno spettacolo, quella piazza, quelle vie e tutto. Andate a vederla oggi. Il tempo dice la sua. Le cose si rompono e sono poco manutenibili. Voi non avete probabilmente guardato a 10 o a 15 anni, salvo usare dei conti strani per giustificare una scelta che viene definita come la più economica, quando invece è la più cara. E mi spiace dirti no, perché la scelta è stata fatta soprattutto pensando alla durata nel tempo. La scelta di un materiale piuttosto che l'altro, benché tu dica che i conti siano strani, mi spiace, perché sinceramente
parla tranquillamente con l'ufficio lavori pubblici e magari capite dov'è quello che può essere la stranezza, ma la scelta della giunta è stata fatta proprio in funzione della durata nel tempo dell'intervento. E quindi capisco che la tua sia un'opinione, la giunta ha espresso un'altra decisione. È un'opinione, è supportata da quello che si vede in giro. La cubettatura che il progetto di riqualificazione dice che va rifatta ogni 10 anni, in tutta Cigliano di solito è presente da 40-50 anni, ma nessuna rifatta, salvo non andare ad aggiungere la sabbia nelle fessure, che è una mancanza. Invece le pietre di Luserna a Livorno sono rotte e sono lì da vedere. Perfetto, c'è qualche altro intervento? Allora sì. Prego. Volevo solo dire che lo stesso progetto similare è a Borgosesia, basta vedere come è stato fatto e in che stato si trova, di conseguenza penso che non sia un progetto che... Perfetto, chi si astiene? Si astiene il consigliere Bobba, chi vota contro il consigliere Autino, chi vota a favore i consiglieri Venturino, Giolito, Bollea, Gaida, Crittino, Iacchino e Marchetti. Immediata eseguibilità, chi si astiene il consigliere Bobba, chi vota contro il consigliere Autino, chi vota a favore i consiglieri Venturino, Giolito, Bollea, Gaida, Crittino, Iacchino e Marchetti. Il punto numero 5, 6 è approvato. Il punto numero 5 è approvato, adesso c'è il punto numero 6 che è un'altra variazione di bilancio. Non mi confondete voi due, grazie. Delibera della Giunta 72 del 14 luglio 2023. Prego, Assessore. Allora, niente, semplicemente si è dato a finanziare il proseguimento del noleggio dell'impianto di videosorveglianza. Questo finanziamento è stato fatto grazie delle maggiori entrate e a un maggior introito del fotovoltaico. Principalmente è stato fatto perché è in uscita un bando per l'acquisto dell'impianto, per cui contiamo di poter partecipare a quel bando e farci finanziare l'acquisto direttamente, penso che sia, non so se regionale o nazionale, comunque partecipando al bando di contributo. C'è qualche intervento? Prego, consigliere Autini. Temo di non aver capito. Tu stai parlando di acquisto. Questa variazione di bilancio impegna 8.500 euro quest'anno e 17.000 per gli anni successivi. Non è. Appunto. E cosa c'entra l'acquisto che hai detto? Se noi li acquistiamo adesso, ci perdiamo il bando. Mentre noi li noleggiamo fin tanto che abbiamo la possibilità di partecipare al bando, poi li acquistiamo. Quindi vuol dire che ci serve propedeutico per arrivare. Allora, favorevolissimo alla sorveglianza, per me il tema della sicurezza è sempre stato uno dei temi importanti che ha in carico l'amministrazione di un paese. Sarei però curioso di sentire una volta in consiglio una bella relazione che ci racconti quali sono i risultati di tutti i soldi spesi, di tutti gli interventi fatti, perché abbiamo solo sempre assistito a spese, ma risultati mai. Sarebbe giusto rendere edotta la cittadinanza di quali sono stati i vantaggi che ne ha avuti, percepiti o reali. E, a parere mio, tocca a voi relazionare su quelli che sono i risultati percepiti e reali dell'aver sistemato telecamere, quante sono sistemate, quante sono funzionanti, eccetera, eccetera. Posso chiedere un impegno a presentare prossimamente una relazione esauriente, tecnica e comprensibile di quello che è il vantaggio degli impianti attualmente usati? Perché noi abbiamo un'esperienza non positivissima quando... è di moda fare qualcosa, anni fa era di moda mettere le telecamere, tutti vengono e ti raccontano che la loro soluzione è la migliore, qualcuno ti consiglia e o ci credi o non ci credi, anche perché spesso l'amministratore si deve avvalere di quelli che sono i consigli dei tecnici preposti. Abbiamo visto che l'acquisto l'abbiamo dovuto cancellare perché poi hanno suggerito il noleggio, adesso dal noleggio volete passare all'acquisto, però nel frattempo si mettono i soldi per il noleggio, le cifre aumentano, io vorrei vedere costi-benefici una volta ben relazionati. Preparerò io personalmente una relazione da parte dei carabinieri dell'ufficio di polizia locale che le sarà mio pregio comunicarle. C'è qualche altro intervento? Allora passiamo alla votazione. Chi si astiene?
consigliere Bobba, chi vota contro, consigliere Autino, chi vota a favore, consigliere Venturino, Gioletto, Bollea, Gaida, Cretino, Iacheo e Marchetti, immediata eseguibilità, chi si astiene, consigliere Bobba, chi vota contro, consigliere Autino, chi vota a favore, consigliere Venturino, Gioletto, Bollea, Gaida, Cretino, Iacheo e Marchetti. Il punto numero 6... L'ha già fatta. Il punto numero 6 viene approvato. Il punto numero 7 invece è la verifica degli equilibri finanziari che ci illustra l'assessore Cretino. Prego. Allora, è obbligo per il Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno verificare il permanere degli equilibri generali di bilancio. La relazione redatta e sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario alla data attuale ci mostra che questi equilibri sono mantenuti. Sostanzialmente si va a fare un po' il punto della situazione, perché noi facciamo un bilancio di previsione a fine anno dove diciamo probabilmente incasseremo tot entrate, probabilmente avremo tot spese e abbiamo dei residui attivi e passivi degli anni precedenti che in quest'anno andremo a recuperare. Ecco, adesso andiamo a fare quella che in realtà per noi è la seconda valutazione, perché nel punto numero 3 noi abbiamo letto una comunicazione, perché grazie a un regolamento dei controlli interni di questo comune il responsabile dell'ufficio finanziario, a prescindere da quello che dice la legge, fa delle ulteriori verifiche. Questo serve per tenere sempre sotto controllo e monitorato il nostro bilancio, mentre questa è una verifica che ci viene imposta per legge. Direi che i conti, se avete avuto modo di guardare la tabella, siamo assolutamente in linea. Secondo me il dato un pochino più interessante, posto che al 13 di luglio ancora non è che abbiamo avuto modo di incassare tutte le tasse comunali, posto che la scadenza naturale sia dell'IMU che della Tari sono una prima rata il 16 di giugno e la seconda rata il 16 dicembre, con la possibilità di pagare nel caso della Tari in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Attualmente è un dato un po' povero quello che possiamo avere sulle entrate. Secondo me un dato interessante è invece il seguire la situazione dei residui, i residui attivi e i residui passivi. I residui attivi sono sostanzialmente quelle entrate che sono state segnate nei bilanci precedenti e che ancora non avevamo riscosso. Si può vedere che partendo da un dato iniziale di 622.000 euro abbiamo già riscosso 304.000 euro, quindi siamo a metà anno, ne abbiamo più o meno riscosso la metà, direi che è un ottimo dato. Meglio ancora secondo me i pagati, perché siamo partiti da un residuo iniziale di 1.150.000 euro, ne abbiamo già pagati 719.000 euro, quindi vuol dire che per quanto riguarda i debiti e i crediti degli anni precedenti ci stiamo muovendo nella giusta direzione. Se poi serve qualche dato più specifico abbiamo il nostro responsabile dell'ufficio che sicuramente vi darà qualche informazione in più. C'è qualche intervento? Prego, consigliere Bob. Allora, nessun dubbio sul discorso residui, perché mi sembra anche normale che a fine luglio, metà luglio dell'anno N+1 ci siano stati effettuati i pagamenti per gli impegni presi magari nell'ultimo trimestre dell'esercizio di bilancio precedente. Sicuramente il comune in equilibrio e ci mancherebbe. Mi incuriosiva una cosa, il fondo cassa, perché all'1-1 il comune parte per arrotondamenti con un fondo cassa di 7 milioni e 2, c'è una previsione di 5 milioni e mezzo di entrata e una propensione di spesa che sfiora i 9 milioni, quindi la differenza tra quella che è la previsione di fondo cassa al 31-12 N+1 2023 rispetto al 2022 ha un delta di circa 3 milioni e mezzo. Contemplato il 1.700.000 che è il centro storico, 1.750.000, 1.800.000, cioè il delta a cosa è ascrivibile? Direi sostanzialmente a quello, cioè alle spese che abbiamo impegnato applicando i vari avanzi di bilancio. Era in realtà. Sì,
Allora, erano 250.000 nella prima variazione che abbiamo, di cui abbiamo parlato adesso, più o meno. Più 100, in realtà son 256 se non sbaglio. La seconda variazione sono 1.650 più 60 più gli altri 40, quindi già solo quella sono quasi 2 milioni di euro, però l'Alessandro ci dirà più nello specifico. Lasciamo la parola al nostro responsabile dell'ufficio, prego. Sì, mi posso permettere di parlare in gergo molto tecnico perché parlo con un collega, quindi... Al di là dell'avanzo applicato, che non ha ovviamente non ha la cassa, sul fronte dell'entrata c'è anche il fondo pluriennale vincolato in entrata che non ha la cassa, mentre invece le spese corrispondenti abbiamo dovuto mettere la cassa per poterle pagare. Quindi è sostanzialmente dato da quello. Chiaramente sono proiezioni teoriche, quelle che riguardano quello più realistico, poi si vedrà più avanti. E attualmente il fondo cassa è 7 milioni. Sì, poi l'ho visto dall'ultima variazione, però Lo sbilancio è dovuto al fatto che le fonti di finanziamento delle spese sono alcune entrate non hanno la corrispondente cassa, sostanzialmente sono l'avanzo di bilancio applicato e soprattutto il fondo pluriennale vincolato che non ha la cassa in entrata. Ok, grazie. Spiegazione più veloce al mondo. È bello vedere due che si parlano e non si capiscono subito, eh? Allora passiamo alla votazione. Chi si astiene? I consiglieri Bobba e Ottino. Chi votano a favore? I consiglieri Venturino, Giolito, Bolea, Gaida, Cretino, Iacchio, Marchetti. Immediata eseguibilità. Chi si astiene? I consiglieri Bobba e Ottino. Chi vota contro? Nessuno. Chi vota a favore? Venturino, Giolito, Bolea, Gaida, Cretino, Iacchio, Marchetti. Il punto numero 8, nel numero 7 è approvato. Il punto numero 8 invece riguarda la modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e conseguentemente l'integrazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Prego, Assessore Cretino. In realtà è la conseguenza delle azioni che abbiamo fatto, nel senso che noi nel DUP avevamo iscritto i lavori del centro storico nell'anno 2024-2025. Le progettazioni, come ha detto l'assessore, sono state più rapide, per cui riusciamo a iscrivere quest'opera già nell'anno 2023. Tra l'altro è possibile solo perché benché abbia un valore superiore a 1 milione di euro, di fatto ha già un progetto di fattibilità, in realtà un definitivo approvato, perché senza quello non la potresti scrivere. In questa occasione andiamo anche a ritoccare quelle che erano, non è una novità, nel senso che erano appalti che sapevamo essere in scadenza, per quello che riguarda il servizio di ristorazione e il trasporto pubblico, al quale si va ad aggiungere però l'appalto per le operazioni cimiteriali. Noi inizialmente avevamo fatto una sorta di sperimentazione di questo servizio, che era dal 1 gennaio al 30 giugno, sta funzionando bene, per cui abbiamo deciso di procedere con un appalto che partirà, in realtà è già partito, dal 1 luglio al 2023 al 31 dicembre 2025. Ovviamente questo supera i 40.000 euro, anche se è un discorso di servizi, per cui va iscritto nel piano dei servizi. Ripeto, si tratta sostanzialmente di una conseguenza tecnica degli investimenti e degli appalti, delle gare che vengono fatte. C'è qualche intervento? Consigliere Rutino, prego. Vabbè, giustamente Cretino ha detto è una conseguenza delle variazioni di bilancio, di scelte, conseguentemente vedrete il mio voto contrario, non solo per quanto riguarda la parte investimenti che reputo parzialmente inutili, l'ho spiegato prima, l'ho anticipato prima, sicuramente sbagliati come metodologia, ma sono preoccupato anche dalla parte, l'altra pagina che parla invece della parte servizi, in particolare da due voci. Una è attribuibile come responsabilità all'ingegner Cetani
E parliamo dell'illuminazione pubblica, dove spero di leggere male, chiedo conferma dell'aver inteso correttamente o non correttamente. L'illuminazione pubblica nell'anno primo viene indicata in 219.000 euro ed è un numero che più o meno mi suona. Per l'anno successivo viene indicata in 218.000 euro. Avevate proposto qua il passaggio ai LED, tutta una formula, eccetera, 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 che portava risparmi. Va bene, abbiamo risparmiato 1.000 euro su 200.000, 0,5%, meglio che un calcio da quelle parti. Anno successivo ancora, su questa bella riga, leggo un'altra cifra, 1.512.000 euro. Vorrei capire cosa c'è dietro, dopo la conclusione del mio intervento, perché questo non è in linea con quello che era il discorso di faccio, investo, anzi non investo ma e risparmio. Mi incuriosisce questo numero, e non poco. L'altra voce che mi quadra relativamente poco, magari ho sentito male prima e chiedo scusa nel caso, fa riferimento invece a Marchetti, e ha per oggetto il trasporto scolastico, dove hanno in corso 20.000, leggo bene, è qualcosa, 20.240, anno successivo magicamente 50.600, anno successivo ancora 80.960. Cioè, qual è la dinamica del raddoppio ad ogni anno del costo del trasporto scolastico? Prego. Allora spiego velocemente, perché magari il consigliere magari si è dimenticato come funziona questa tabella. E in funzione al che tipo di appalto fai, l'illuminazione pubblica era una gara Consip della durata di 9 anni, ok? Quindi il primo anno 200.000 euro, il secondo anno 200.000 euro, poi restano 7 anni, che per 200.000 euro fa 1.500.000. Cioè non è un anno, è 7 anni. Solo che purtroppo non è che possiamo scrivere 26, 27, 28, 29, 30, perché noi stiamo ragionando su un piano biennale / triennale. Quindi noi il valore totale dell'appalto, che è su 9 anni, sono quasi 2 milioni di euro tra una cosa e l'altra, però annualmente il rateo è di 200.000 euro. Il risparmio che tu non vedi in realtà c'è, perché il costo dell'elettricità è comunque aumentato notevolmente, tanto che lo scorso anno, che è stato l'anno peggiore da questo punto di vista, il costo dell'illuminazione pubblica è stato ben superiore ai 200.000 euro. Cioè bisogna anche ragionare in quei termini, oltre al fatto che per 9 anni noi abbiamo una cifra fissa o molto vicina al fisso. Stesso ragionamento vale per lo scuolabus, no? Perché se non sbaglio, poi semmai l'Alessandro mi conferma questa cosa, per il anno scolastico 2023-2024 noi facciamo un appalto di un anno solo, ok? Quindi è chiaro che il 2023 va da settembre 2023 a dicembre 2023, perché l'anno solare è quello, e quindi ci stanno 20.000 euro. Gennaio 23, dicembre 23, anzi sarà luglio 23 e circa 40.000, ma l'ultimo anno sarà più alto. In genere l'appalto dello scuolabus e della mensa è di circa 3 anni, che noi... Ale, immagino che sto dicendo giusto, cioè in genere gli appalti mensa e scuolabus sono triennali, ok? Quest'anno mensa e scuolabus viene fatto annuale, gli anni prossimi sarà molto probabilmente triennale, per cui è chiaro che negli anni successivi il valore è più alto. Sì, corretto. Quello che è stato modificato è il biennale dei beni e servizi 23-25, da quest'anno poi per 24-26, dal prossimo anno sarà triennale anche questo qua. La prima colonna quindi è il Legacy 23, la seconda è Legacy 24, la terza colonna è Legacy durata residuale del contratto, quindi l'importo del residuale del contratto per gli anni successivi.
al di là di quello che recita questa tabella, che nell'industria verrebbe cestinata al momento, no? Perché si parla sempre di criteri omogenei, quindi non si può confrontare un'annualità con un'altra annualità e con una durata del contratto che può essere adivina, ci posso vedere i miliardi. La domanda a questo punto è verso il tecnico: qual è la previsione di bilancio del 2025? Perché quella non terrà conto della durata del contratto, ma terrà conto di quella che è la competenza di spesa dell'anno. È in linea con le annualità precedenti. Quindi non ricordo. Sono d'accordo sulla difficile leggibilità, però non so di fantasia, perché è un contratto, è una cosa contrattualizzata questa. E soprattutto il nostro bilancio ha in linea 3 anni e di conseguenza non può avere visibilità delle altre. Dovrà tener conto, anzi, il bilancio, man mano che si sposta la barra temporale, di quello che è stato già contrattualizzato. Sono d'accordo comunque che la tabella è sicuramente migliorabile. E lo dovremo segnalare al Ministro, no? Perché è di ministeriale. Okay. Perfetto, se non ci sono altri interventi in merito passiamo alla votazione. Chi si astiene? Il consigliere Bobba. Chi vota contro? Il consigliere Rutino. Chi vota a favore? Il consigliere Venturino, Giolito, Bollea, Gaeta, Cretino, Iacheo, Marchetti. Immediata eseguibilità. Chi si astiene? Il consigliere Bobba. Chi vota contro? Il consigliere Rutino. Chi vota a favore? Il consigliere Venturino, Giolito, Bollea, Gaeta, Cretino, Iacheo, Marchetti. Il punto numero 8 è approvato. Chiedo scusa, devo abbandonare la riunione perché mi ha chiamato al lavoro. Salutiamo il consigliere Autino. Allora, passiamo adesso al punto numero 9. I prossimi 3 punti riguardano delle modifiche dei regolamenti. Il punto numero 9 riguarda il nuovo regolamento della biblioteca di Cigliano, che ci illustra il Presidente della Commissione. Prego. Allora, la Commissione Regolamenti si è riunita. Noi partivamo da una situazione in cui avevamo un unico regolamento che fondeva dentro di sé la biblioteca e istituti annessi, che in sostanza sono l'archivio e il centro incontri. La prima richiesta che è stata fatta dalla Commissione è stata lo scorporo di questi due regolamenti. Quindi adesso andiamo a parlare. Votiamo quello della biblioteca. Per quanto riguarda la biblioteca, sostanzialmente è stato fatto un adeguamento su tutta la strumentazione digitale. Noi abbiamo acquistato tablet, ebook, portatili, per cui bisognava andare a regolamentare un po' l'utilizzo di questi supporti. Mentre eravamo a guardare questa sezione, abbiamo portato alcune piccole modifiche, nel senso che abbiamo ritenuto necessario per aiutare un po' il lavoro dell'acquisto dei testi, ma per avere anche una visione più precisa di quella che è il nostro patrimonio librario, chiedere che il responsabile dell'ufficio semestralmente ci faccia una sorta di mini inventario in cui comunque va a indicare quali sono magari i testi più usurati o quelli più obsoleti, perché ci sono anche dei testi che di fatto non vengono più richiesti, non c'è più interesse, in modo tale che poi la Commissione Biblioteca possa decidere se o meno sostituirli e quant'altro. Abbiamo anche un po' normato il discorso del personale volontario, andando a mettere quella che a noi sembrava in realtà è una cosa che viene fatta, però scrivere un regolamento sembrava una cosa buona, cioè fare comunque una piccola formazione, anche perché nei software che andremo a cambiare col contratto di cui abbiamo parlato prima, in realtà ci sarà anche tutta la nuova gestione della biblioteca, quindi è chiaro che anche il personale volontario, per poter essere di supporto, deve essere formato in tal senso. Di fatto non c'è altro da aggiungere sulle modifiche fatte su questo regolamento. La parte dell'archivio ovviamente non l'abbiamo toccata perché era molto ben fatta e l'abbiamo lasciata così. Ci sono degli interventi? Prego, consigliere Bob. Grazie. Come membro della Commissione Biblioteca mi fa piacere che la Commissione Normativa e Regolamenti abbia ascoltato ed accolto quelle che erano le nostre indicazioni, volte in un'ottica evolutiva
di un istituto estremamente importante, ma che con il decorrere del tempo può diventare multitasking, quindi abbinare quella che è la visione e l'utilizzo classico dell'ambito bibliotecario a un'evoluzione temporale, alle esigenze di nuovi utenti e al passare del tempo. Grazie. Allora passiamo alla votazione. Chi si astiene? Nessuno. Chi vota contro? Nessuno. Chi vota a favore? I consiglieri Bobba, Venturino, Giolito, Bollea, Gaida, Crittino, Iacchino, Marchetti. Invece il punto il numero 9 è approvato. Il punto numero 10 riguarda invece il nuovo regolamento per il centro incontro, che ci illustra il Presidente. Prego. Allora, anche qua abbiamo fatto, diciamo, delle piccole modifiche un po' più che altro organizzative, nel senso che noi avevamo richiesto, era uno degli obiettivi dell'ufficio, sia della biblioteca che dell'URP, nell'anno 2019, di fare un'analisi relativa all'utilizzo del centro incontro. Questa analisi ci è stata fornita, ci sono stati dati dei suggerimenti interessanti che abbiamo inserito all'interno del regolamento. Cose piuttosto pratiche, tipo che la consegna delle chiavi del centro incontro deve essere data a fronte della ricevuta di pagamento, che non viene data più di 2 giorni prima, che verrà predisposta una sorta di modulistica che contiene l'inventario delle attrezzature che sono presenti all'interno del centro incontro, per cui il proiettore piuttosto che non i microfoni e quant'altro, per cui il fruitore nel momento in cui entra può verificare che ci sia tutta l'attrezzatura, e al momento della riconsegna delle chiavi ovviamente sottoscrive il fatto di aver lasciato tutto nelle condizioni in cui l'ha trovato. Il resto era tutto abbastanza, era già ben fatto, per cui non abbiamo cambiato sostanzialmente nient'altro. Ci sono degli interventi? Prego. Anche in questo caso, per le stesse ragioni citate precedentemente, mi fa piacere che la Commissione Normativa e Regolamenti abbia accolto quello che erano i nostri desideri, cogliendo anche l'occasione dell'imposizione di una norma di legge che imponeva la scissione di queste attività normative di quarto grado. Passiamo quindi alla votazione. Chi si astiene? Nessuno. Chi vota contro? Nessuno. Chi vota a favore? Votano a favore i consiglieri Bobba, Venturino, Giolito, Bollea, Gaida, Crittino, Iacchino, Marchetti. Il punto numero 10 si ritiene approvato all'unanimità. Il punto numero 11 riguarda invece la modifica al regolamento per il CCR, che è il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Anche in questo caso abbiamo di fatto adeguata quella che negli anni è diventata una prassi, o meglio, nel regolamento precedente il sindaco del CCR era il sindaco del comune di Cigliano. Però abbiamo visto che questo progetto del CCR negli anni ha avuto un'evoluzione, per cui in realtà è stata inserita la figura del sindaco dei ragazzi, che noi non avevamo, per cui abbiamo inserito questa figura. Il sindaco dei ragazzi ovviamente verrà nominato in seno ai vincitori del progetto che tutti i ragazzi hanno deciso di votare. Sarà il rappresentante, un po' come il sindaco del comune, il rappresentante dei ragazzi dell'istituto comprensivo, e qualora invitato nelle varie manifestazioni metterà una fascia tricolore che l'amministrazione ha già fornito, perché sono veramente anche carini da vedere sti ragazzini, e ci stava l'inserimento di questa figura. C'è qualche intervento? Chi si astiene? Chi vota contro? Chi vota a favore? Votano a favore i consiglieri Bobba, Venturino, Giolito, Bollea, Gaida, Crittino, Iacchino, Marchetti. Il punto numero 11 viene approvato all'unanimità. Il punto numero 12, che è anche l'ultimo punto in discussione, è la modifica al regolamento per l'ISEE e il Fondo di Solidarietà. Prego. Ecco, in questo caso invece abbiamo fatto un ragionamento al contrario, o meglio, noi partivamo da due regolamenti distinti. Il regolamento sull'ISEE,
che tra l'altro era del 2005 e nel frattempo è intervenuta un regolamento che è nel 2013 Presidente del Consiglio dei Ministri, e quindi andava un po' comunque rivisto, e poi avevamo il regolamento del Fondo di Solidarietà alle Famiglie. Questi due regolamenti di fatto si intrecciavano, perché anche i benefici del Fondo di Solidarietà avevano come base comunque delle fasce ISEE su cui andare a dare i benefici, per cui avevamo pensato di unirlo. Per quello che riguarda la parte più tecnica dell'ISEE, semplicemente abbiamo riportato quello che è il regolamento del decreto del Presidente dei Ministri, era molto ben fatto, quindi sono state proprio delle minime variazioni. In realtà abbiamo agito un pochino più dettagliatamente nel Fondo di Solidarietà delle Famiglie, perché attualmente c'era tra le tipologie di aiuti la consegna del pacco alimentare, che aveva come valore di ISEE per poter accedere a questo beneficio un ISEE da 0 a 8.000 euro. Noi abbiamo pensato di alzarlo a 10.000 euro. Poi c'era il trasporto gratuito per visite mediche e cure specialistiche. In questo caso l'ISEE era da 0 a 26.000 euro, noi abbiamo pensato di abbassarlo a 15.000, ma di alzare la dotazione economica, perché prima venivano coperte le spese fino a 400 euro, adesso l'abbiamo messo fino a 600 euro, pensando che insomma, magari l'esigenza di fare delle cure magari più lunghe potesse essere utile. C'era all'interno del regolamento il prestito sull'onore, che abbiamo tolto. L'abbiamo tolto una serie di buoni motivi, per restare proprio sul motivo più pratico, era la valutazione economica. Cioè, da quando noi abbiamo una situazione, un resoconto, per cui dal primo dato, che è un prestito dato nel 2009, ad oggi sono stati dati prestiti per 18.000 euro e ne abbiamo incassati 3.000, ce ne sono stati restituiti 3.000, quindi si è fuori di 15.000 euro. Non ci sembra l'azione migliore per dare sostegno alle famiglie. Sicuramente avremo modo, così come abbiamo già fatto in altre occasioni, di pensare ad un altro tipo di contributo. Il prestito sull'onore non rispecchiava quella che è la nostra idea di sostegno. Abbiamo lasciato invariate le riduzioni sulle tariffe dei servizi comunali e dei servizi non comunali, andando solo a fare una piccola modifica, nel senso che le famiglie che hanno uno o più componenti colpiti da un'invalidità superiore al 33%, che è la tabella tra l'altro utilizzata da enti più grandi del nostro, hanno comunque una riduzione ulteriore del 20%. Abbiamo anche sfalciato due voci, che erano il supporto per la ricerca del lavoro e il supporto per la compilazione di altri tipi di moduli che possono essere utili per avere delle agevolazioni. Non perché non si volesse farlo, ma perché abbiamo pensato che dovesse essere fatto da altri soggetti, o meglio, il discorso della ricerca del lavoro abbiamo già iniziato con degli incontri che verranno, poi continueranno nell'arco dell'anno e nei prossimi anni, con il certo servizi di Vercelli, che viene qua a dare supporto. Per quello che c'è, la modulistica per avere contributi o quant'altri, abbiamo il CISAS, che tra l'altro è presente sul nostro territorio con uno sportello, per cui le persone che comunque avranno bisogno verranno dirottate dall'ufficio a questi soggetti. Non c'è altro che abbiamo modificato. Ci sono degli interventi in merito? Consigliera Giolito? No. Ok. Prego. Una delucidazione, se ho capito bene, da un punto di vista numerico, sono state abbassate alcune soglie e innalzate altre, e ampliato quello che è il
un pacchetto specifico per quanto concerneva il discorso di cure mediche con un innalzamento di 200 euro. Quindi fatto 100 l'insieme, grosso modo è stato redistribuito solo in modo differente. E per quanto concerne invece il discorso della scelta degli istituti applicabili, se ho capito correttamente, si è andati verso una soppressione, presumo con dati alla mano, cioè con tutti i numeri che sono stati citati, di istituti più generici che potevano essere utilizzati anche da coloro che non avevano una situazione grave, problematica, nefasta per sfortuna, malattie, ma andando a puntare, sempre fatto 100 l'insieme di quello che è il segmento di bilancio, su casistiche oggettivi e comprovabili. È corretto quello che ho detto? Assolutamente, cioè si è cercato di dare un forse un pochino più di attenzione a situazioni più fragili, di fatto però più indirizzate a per quanto riguarda le visite mediche, più una problematica sanitaria o meno, mentre il supporto per la redazione per esempio di un curriculum e quant'altro non è che l'abbiamo eliminato, cioè non è un'azione che non verrà fatta, ma verrà fatta secondo noi da persone più specializzate e non uno dei nostri uffici in altri ambiti. C'è qualche altro intervento? Allora passerei alle votazioni. Chi si astiene? Il consigliere Bobba. Chi vota contro? Nessuno. Chi vota a favore? I consiglieri Venturino, Giolito, Bollea, Gaida, Cretino, Iaccheo e Marchetti. Anche il punto numero 12 è approvato. Ringrazio tutti i partecipanti. Sono le ore 19:17 e dichiaro chiuso il Consiglio Comunale.